Sono Valentina Lattanzio e oggi ho deciso di creare la mia zona make-up esattamente qua dietro, perché su YouTube continuo a vedere video di influencer, di youtuber che hanno il loro angolo make-up, ma è un angolo pazzesco, è un vero e proprio negozio di trucchi. Infatti è un po' imbarazzante perché io non è che ne ho proprio così tanti come gli altri, anche perché non è che mi inviano trucchi. E quindi ho intenzione un po' di rivoluzionare la mia scrivania, perché come vedete adesso ho tutte queste cianfrusaglie. Ho intenzione di sistemare tutto. Sarà un bel lavoro, anche perché ci sono un po' di cose da levare, magari devo pulire un attimo, quindi sono un sacco curiosa del risultato che ne uscirà fuori. Che poi questo sarà il primo video di una lunga serie, perché oggi ho giusto un portatrucchi che ho appena comprato, sarà una cosa così, e quindi ho intenzione di iniziare da quello. Poi comunque comprerò più trucchi, quindi diciamo che questa scrivania sarà totalmente diversa, cioè la ribalterò, diciamo. Quindi voglio subito mostrarvi che cosa ho preso. Oh mio Dio, questo è pesantissimo! L'unica cosa che mi manca, e che ho sentito che praticamente tutte le influencer hanno, è quel cavolo di mobile bianco, tipo a cassettiera, con un sacco di cassetti. Vi mostro dove ho intenzione di mettere i trucchi. Uno è questo. Questi posso metterli tipo così, se no posso metterli tipo disposti così. Che poi qua ne ho un altro. Questo ho intenzione di pulirlo, di levare tutte le cose che ci sono all'interno, così lo posso posizionare sopra. Però prima iniziamo a sistemare tutte le cose che ci sono qua, perché quell'angolo deve essere totalmente vuoto. Mando tutto in velocizzato perché qua mi sa che è lunga, Tutto raga, sono distrutta, ma adesso è arrivato il momento di riempire questi nostri contenitori. Ho cambiato inquadratura così riuscite a vedere anche voi meglio, che sennò devo sempre stare la girata. Carini sono, ma va, non avrei mai pensato di comprare una roba del genere, perché di solito io trucchi comunque magari li tengo nei cassetti o dentro alla mia trousse, cioè non ho bisogno di metterli qua dentro. Solo che una settimana fa mi è venuta la crisi, ho detto no, io adesso voglio creare la mia makeup collection sulla mia scrivania e non dentro gli astucci. Chissà come verrà. All'inizio sarà molto povera come cosa, ma secondo me fra un po' diventerà proprio una bella zona make-up. Qua è un po' graffiato. Bellissimo. Io direi di iniziare a sistemare tutto. Sono appena andata a lavare l'altro porta smalti rossetti che avevo là in alto. Vi ricordate com'era tutto incasinato? Adesso l'ho pulito tutto e ho rimesso a posto tutti gli smalti. Proprio lavato completamente anche gli smalti, ho buttato tutto dentro l'acqua e via. Leviamo tutto così riesco a capire dove mettere cosa. Qua dentro ho un sacco di pennelli, tanti. Il fatto è che ho visto che le altre makeup artist di solito li mettono dentro dei tipo bicchieri carini, bianchi, glitterati. Io li devo ancora comprare, infatti per il momento ho preso soltanto questa mini struttura, che in confronto a quello che hanno gli altri non è niente. Però scusa, non è colpa mia, alla fine gli altri gli inviano 10 rossetti al giorno, 10 ombretti, e quindi io non ho niente, in poche parole. Vabbè, nel prossimo video comunque già vedrete. Oh no, nel prossimo video, oh no, ma mi fate... Nel prossimo video già vedrete dei grossi cambiamenti, perché questo è solo l'inizio. Io direi di iniziare con i rossetti. Posso iniziare a metterli tipo qua dentro, no? Questo me l'hanno dato tipo alla prima di Aladdin, è vero? Bellissimo di MAC. Questi sono tipo della Vagheggi e sono un sacco belli, perché questi rossetti se li metti ti durano tipo tutto il giorno. Mettiamolo anche in ordine di colore. Chi si ricorda che rossetto è questo? Perché make up l'avevo utilizzato? Vi do 3 secondi, 3, 2, 1, ok.
per il make up di Halloween che avevo fatto nel castello degli youtuber. Ve lo ricordate? Quel make up molto fluo. Poi di qua direi di iniziare a mettere tipo i fondotinta. Oh, mamma mia. Madonna raga, mi sta facendo tutto. Qua dentro questo cassettino io direi di mettere tipo i mascara, quelli che ci stanno, perché alcuni sono troppo lunghi, quindi non ci stanno. Questo non ci sta. I mascara lunghi li metto da questa parte, dai. Qua direi di mettere tipo i correttori, i fondotinta. Mettiamo anche questa che è una matitona. Mentre qua sotto che cosa potremmo mettere, raga? Ci sarà anche questo di mascarino. Qua sotto invece io direi di mettere tipo le eyeliner e cose per le sopracciglia, raga. Quindi anche questa per le sopracciglia. Cosa ci metto qua sotto? Ah, qua sotto posso metterci tipo il blush, la terra, la cipria. Visto che è un bel cassettone, io direi appunto di metterle qua. Mettiamole bene in fondo. Più siamo ordinate e più spazio abbiamo. Poi qui abbiamo pure due cosine della pupa con degli ombretti, che ce l'ho da un po' di tempo, ma diciamo che è come se fossero ancora nuove perché non le ho praticamente mai usate. Bellissimo, poi c'è anche questo. Questo forse me l'aveva regalato Katia. È buonissimo, non potete capire che profumo. È buonissimo. Poi qui abbiamo pure delle palettine che sinceramente non so proprio dove metterle. Questi sono nuovi, li ho comprati proprio settimana scorsa da tipo... Guardate che carini. Queste palettine io le metto qua. No, perché mi cade sempre qui? Cavolo, ma anche queste di palettine, dove le metto? Un cifro di trucchi sono comunque anche in bagno nel cassettone, eh. Questi li posso mettere tranquillamente qua. Adesso, raga, dobbiamo riempire questo. Ho cambiato inquadratura così vedete bene che cosa metto all'interno. Innanzitutto direi di metterci tutti i mascara che non ci stavano dall'altra parte. Sotto invece io direi di mettere un paio di rossetti lucida labbra, perché io di solito uso soltanto i rossetti matte, quindi come quello che ho addosso, anche perché io durante il giorno mangio veramente tantissimo, quindi ogni 3x2 dovrei essere lì a rimettermi il rossetto, invece io proprio non ho voglia, e quindi rossetto matte e via. Qua insieme ai lucida labbra io direi di mettere le matite per le labbra, anche perché qua dentro non ci stanno. Qua dentro metterò le matite più corte, quelle già che ho usato. Questa è super nuova. Questa l'ho comprata ieri insieme a questa, insieme a questo e... Ah, e insieme a questa. Cavolo, qua avevo il cosino. Potevo metterlo da questa parte. No, a parte che... Cioè raga, di un pelo non ci sta. Beh, questo allora lo metterò qua. Mentre qua sopra iniziamo a mettere tipo questi ombrettini, guardate. Visto che sono tutti uguali, sono un sacco carini da vedere vicini. Mettiamo tutti qua. Qua mettiamo solo quelli rotondi, mentre qua dentro mettiamo tutti gli altri. Guardate com'è venuto, ma va! Adoro, raga, è tutto così in ordine. È la prima volta che vedo i miei trucchi così ordinati. Qua c'è il problema di tutti i pennelli, perché dove me li posso mettere? Nel prossimo video vedrete questo angolo totalmente rivoluzionato, perché appunto ho intenzione di rivoluzionare tutta la mia scrivania. Voglio proprio fare un grande cambiamento, perché io dopo un po' mi stanco delle cose, cioè devo sempre cambiare.
Quindi vedere per anni la stessa cosa dopo un po' mi annoia. Il fatto è che questo dovrebbe essere in realtà super pieno, perché non potete capire quanti smalti ho. Ne ho veramente un cifro. Se anche voi avete il vostro angolo beauty, il vostro angolo make up, commentate qua sotto, magari datemi anche qualche consiglio. Come potrei farlo questo angolo? Io sicuramente voglio anche comprare tipo uno specchio, perché questo computer ho intenzione di spostarlo tutto in là. Voglio mettere uno specchio con le luci, proprio come fanno tutte le altre influencer. Naturalmente la mia non sarà come le altre, perché loro, essendo delle make up artist, ricevono ogni giorno trucchi su trucchi su trucchi, quindi anche loro non sapranno proprio dove metterli. Io invece ho questi, vabbè, mi accontento, anche perché sinceramente non ho bisogno di avere così tanti trucchi. Alla fine quelli che uso sono sempre gli stessi, uso sempre le solite 10 cose, quindi cosa mi serve? Guardate il risultato, madonna, ho un mal di schiena pazzesco. Oh. Dai, non male, no? Con questa lampada accanto è top. Sa alla fine come sarà. Comunque guardate poi che cosa voglio riempire anche. Allora, oltre a questo, ho intenzione anche di riempire questi due. E infatti qua dentro, vabbè, ho delle salviettine. Qua ho un sacco di ciglia finte che nel prossimo video vi mostrerò. Qua ho tipo dei trucchi che avevo utilizzato per il make up di Halloween, ma che comunque ho intenzione di tenere, perché magari ogni tanto viene qua mia cugina, la piccolina, quindi la trucco. Qua ho tipo un sacco di maschere facciali incompresse, diciamo. Queste qui appena le metti nell'acqua tipo si aprono così. Là, vabbè, ci sono tutti gli smalti. Ho intenzione di riempire tutto questo sempre con i trucchi. Ah, è vero, anche là sotto. Ma no, non vi ho fatto vedere la cosa bellissima. Guardate che cosa mi hanno regalato per il compleanno. Tralasciamo questo. Questa è una delle palette che di là, però ne ho altre, ne ho tipo tre uguali. Oltre a questa ho anche questa molto carina. Io alla fine di solito le tonalità sul marrone le uso sempre. E poi c'è questa che mi hanno regalato per il compleanno. Mi piace veramente tantissimo. Poi anche i colori sono proprio azzeccati. C'è anche lo specchio. Quanto è bella. Io spero che il mio video vi sia piaciuto. Questo è soltanto l'inizio. E già mi sembra così strana la scrivania, perché sono sempre stata abituata ad avere tutto quell'angolo ricoperto di cose, vi giuro. Cioè, e adesso vederlo così, raga, cioè non mi sembra vero, è troppo strano. Piano piano comunque inizierà a prendere forma. Quindi cliccate like se vi è piaciuto questo video. Seguitemi su tutti i social, quindi qua su YouTube e su Instagram. E su raga, un bacio da me e dalla mia makeup collection, che è molto povera. Zoom!